Giulio, sei uno dei primi che arriva al Palapanini, prende un premio prima della partita e uno alla fine. Sì, diciamo che è stato bello l'esordio. Innanzitutto volevo ricordare che è stata la mia prima vittoria qui al Palapanini e quindi è stato bello così. Poi giocare qui dentro con i tifosi che ti spingono dall'inizio alla fine è qualcosa di fantastico. Speriamo di proseguire così e di migliorarci. Sì, dille molto. Vedervi da fuori con Bruno sembrate due giocatori che giocano insieme da 3-4 anni, invece sono 3-4 settimane. Ma diciamo che è facile, perché con un palleggiatore così non ci vuole moltissimo a prendere la giusta sintonia. È logico che qualcosa dobbiamo migliorare, perché comunque non tutte le palle riescono perfettamente, però siamo solo all'inizio e ci sono tutti gli ingredienti per fare meglio. Senti, le emozioni delle pre-partite, le emozioni alla fine di questa partita? Diciamo che onestamente prima di arrivare al Palapanini e giocare la prima in casa l'emozione c'è, è logico che poi quando scendi in campo dura poco, perché comunque ti devi concentrare a quello che devi fare sul campo e quindi è così, dura poco. Senti, oggi in battuta molto molto bene. Sì, diciamo che la stiamo allenando, comunque fortunatamente l'ho sempre ritenuto un mio punto di forza, speriamo di continuare così, di allenarla, perché per portarla avanti bisogna allenarla anche. Senti, fuori sembra ancora primavera e c'è la prima partita da dentro fuori, no? In settimana, quarti di Coppa Italia, dentro fuori ci vuole un altro approccio, come ci si avvicina a questa partita? Sì, hai detto bene, è subito una partita molto importante dentro fuori, Coppa Italia. È una squadra diversa perché Castellana, abbiamo visto, è una squadra che ci ha messo tanta, tanta voglia, però comunque deve ancora lavorare molto. Alla fine del set abbiamo un po' calato l'attenzione noi, loro hanno permesso di tornare su. Con Verona sarà totalmente un'altra partita, perché Verona ha dei giocatori di alto livello e dovremo partire subito con il piede giusto.